Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Gore il Tank e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta in FIFA 18, nella serie Professione Allenatore. Oggi cosa facciamo? Innanzitutto faremo degli acquisti, cioè andremo nel mercato a scegliere un esterno sinistro e un terzino sinistro. Vi dico che ho già fatto una cosa, ho messo dei giocatori nell'app di mercato, nella lista dei preferiti, un po' di giocatori per i due ruoli che mi interessano, quindi il terzino sinistro, vabbè, a parte questo, e l'esterno sinistro, tutti veloci, però due di esperienza e due giovani. Chiaramente io investirei sui giovani perché sono quelli che rimangono e che crescono, perciò direi di fare un'offerta per Leibold perché è abbastanza forte. Facciamo un'offerta per lui ed eccoci qua. Questa è la prima volta che vi porto in carriera una trattativa. Eccoci qua finalmente, aspettavo con ansia il vostro incontro. Allora, io direi di fare direttamente un'offerta per il cartellino. Io offrirei per il giocatore 1 milione, visto che ho 3 milioni di trasferimenti, è già un'offerta interessante. Vediamo cosa mi dice il signorino. Se questi vogliono 2 milioni e 100 e una clausola per la rivendita. Controfferta. Rimuovi clausola per rivendita subito. Nuova offerta per il cartellino. 2 milioni e 100 mai nella vita. Abbassiamo a 1 milione e 7, perché comunque è un giocatore che ci serve ed essendo giovane può darci molto e può migliorare molto. Cioè questo ha alzato l'offerta. Ultima offerta, 1,8 e 50. Hanno bisogno di tempo per esaminare l'offerta. Facciamo un'offerta anche per un giocatore esterno. Abbiamo due giovani, anche se questo gioca a destra, come potete vedere là in alto, può giocare anche a sinistra, e due un pochino più rodati. Tra i due io preferisco Okansei perché può giocare anche sull'altra fascia, è anche più giovane, perciò vediamo. Anche su di lui non vorrei salire troppo con le offerte, direi di partire anche da lui con 1 milione di offerta. Cioè sei incazzato questo, lui è rimasto delusissimo, si è arrabbiato, ho l'impressione che stiamo solo perdendo tempo, ma chi sei? Via, fuori dalla lista dei trasferimenti. Peccato perché Okansei mi piaceva, però si deve comportare così. Signori, questa è la clausola rescissoria di 2 milioni e mezzo. Questo vuol dire che di sicuro non lo pagherò più di 2 milioni e mezzo. Perciò facciamoli abbassare un po' l'offerta. Io punterei a offrire 1 milione e mezzo per lui. Ha alzato l'offerta. Ci stiamo venendo incontro, però non sto salendo troppo perché devo comprare anche il terzino, come ben sapete. Quindi, vediamo cosa mi dice. Non accetta una cifra inferiore di 1 milione e 9, passiamo a 1 milione e 8 facciamo. Hanno accettato questa offerta. Benissimo, benissimo, hanno accettato l'offerta. Ora dovremo parlare poi col giocatore, quindi andiamo a trattare direttamente con lui. Ecco qua lui e il suo procuratore. Che ruolo avrà? Mi hanno chiesto di essere un giocatore da turnover, per me va benissimo. 5 anni va benissimo. Clausola recessoria? Direi di ignorarla. Parliamo di stipendi, io gli darei 7.000 a settimana più un bonus ingaggi 30.000. Vediamo cosa hanno da dire. Urca! Allora, chiedono un stipendio più basso, però vogliono un bonus di ingaggio di 91.000 e 69.000 dopo 10 presenze. Controfferta. Qua diminuiamo fino a 50.000 e il bonus lo mettiamo dopo 15 presenze. Ok, ok, hanno accettato. Idrissi è il nostro primo giocatore acquistato. Sono davvero davvero contento, ragazzi. Sono davvero davvero contento. Ed eccolo qua, 69. Quindi è comunque più forte di Costa, è giovane ed ha 82 di velocità, che a differenza di Costa è molto meglio. Perciò il nostro primo acquisto è stato fatto. Ora vediamo. C'era la possibilità di cambiare di modulo per andare a un 4-5-1. Quindi il modulo ad albero di Natale con Borriello prima punta. Idrissi lo metterei qua, nell'attesa di acquistare una S. Sulla fascia destra lascerei Rizzo in avanti e metterei dietro Lazzari, che anche Lazzari è un buon giocatore. Viviani qui e qui per adesso rimettiamo Costa. Ma poi non sarà Costa assolutamente il titolare, perché ho già in mente un giocatore da acquistare tra gli svincolati, quindi pagandolo ben poco. Adesso cosa facciamo? Andiamo ad acquistare quel AS, quindi quell'esterno alto che ci serve, sempre che lui voglia venire nella nostra squadra, e poi dopo andiamo a giocare l'altra partita. Si tratta di lui, un giocatore di esperienza che ha 27 anni, ma che a me personalmente piace molto. Perché vi dico questo? Perché lo so, perché l'ho già utilizzato in un'altra carriera. Sarà pagato 15.000 settimane e 125.000 euro di bonus ingaggio. Perciò abbiamo preso Zwan, un giocatore che ci serve molto per il nuovo modulo che abbiamo scelto, e quindi Idrissi lo facciamo scalare.
diventa esterno sinistro, quindi il suo ruolo. E Zwan lo mettiamo più avanzato. Ma andiamo subito alla nostra partita. Eccoci qua la nostra formazione di oggi. I cambiamenti dalla formazione che vi ho fatto vedere in precedenza sono: ho messo Antenucci in attacco perché c'è l'offerta da parte del Cagliari, quindi devo decidere se venderlo o meno, e devo farlo in fretta, quindi ho solo questa partita per capirlo. Ho messo Immora in centrocampo per provarlo, e poi ho messo Cremonesi al posto di Okonomu in difesa. Direi di partire. Questa partita è assolutamente da vincere, perché abbiamo perso la prima, e se non vinco questa sono sicuramente fuori dalla possibilità di andare avanti nell'International Champions Cup. Ecco che inizia la partita tra Bochum e Spal. Lazzari per Mora. Mora la gira subito a Konaté. Konaté. Palla a Idrissi. Idrissi per Zwan. Zwan subito che mostra cosa sa fare. Zwan mette il cross. Attenzione, colpo di testa! Subito una buona azione da parte della Spal. Avanzano i giocatori sulla fascia del Bochum. Palla centrale. Palla all'esterno. Attenzione, pericolo. Palla centrale. Gol subito. Ancora un gol subito dalla retroguardia. Questa volta sono arrivati dalla fascia destra. Un brutto errore difensivo e 1-0 per il Bochum. Rizzo per Antenucci. Antenucci entra bene. Non è rigore assolutamente, ma c'è stata una trattenuta. Antenucci non ha potuto arrivare alla conclusione. Attenzione, Antenucci! Palla fuori, prima occasione per Antenucci. Attenzione, Konaté ancora, un brutto rinvio sugli avversari che permette la ripartenza. Bravo Meret. Konaté non mi piace. Fine primo tempo. Un brutto primo tempo quello interpretato dalla Spal, che non ha, se non sbaglio, ancora concluso in porta. Esatto, ha fatto 2 tiri, 0 in porta, mentre il Bochum ne ha fatti 4, 3 in porta. Attenzione a Lazzari sulla fascia. Lazzari mette il cross. Attenzione al tiro! Idrissi è arrivato al tiro in modo strano, perché la palla gli era rimasta dietro, ma ha fatto un tiro spettacolare. Non ci fa rivedere l'occasione, ma bella, bella la conclusione di Idrissi. Attenzione, colpo di testa, niente da fare. Avanzano. Attenzione al tiro. Palla buttata fuori. Ora Idrissi. Zwan prova la ripartenza subito. La spalla. Avanza Lazzari. Lazzari con la sua velocità. Vede Schiattarella. Schiattarella! Ma non Schiattarella. Era Antenucci. Che pirla. Antenucci. Ora 1. 1-1 ragazzi. Il nostro Antenucci si è fatto trovare pronto, ma bene la corsa di Lazzari sulla fascia, che ha trovato bene il momento del passaggio, e Antenucci con l'esterno è stato freddo e ha concluso a rete. Ci saranno dei cambi però. Escono Meret, Mora, Felipe e Antenucci ed entrano Gomis, Cattarella, Floccari e Weinhausen. Sono stati 4 cambi, perché questo è il torneo appunto per testare i giocatori, più cambi che in campionato. Non riesce a colpire di testa Floccari, ancora Bochum. Fuori gioco. E all'81esimo siamo 1-1. Rizzo vede scattare Zwan. Attenzione. Zwan! Il brutto tiro. Brutto, brutto tiro da parte di Zwan. Prova l'intervento Schiattarella. Lancio in profondità. Non ci arriva il giocatore. Vediamo cosa è successo. Era riuscito a tirare il giocatore del Bochum, però sotto la pressione del difensore della Spal non era riuscito a tirare come avrebbe voluto. Finisce qua questa seconda partita 1-1 tra Bochum e Spal. 7 tiri da parte del Bochum, 5 in porta, 6 tiri da parte della Spal, 2 in porta. C'è da dire che la Spal ha fatto un buon secondo tempo, mentre un primo tempo in chiaroscuro, dove è riuscita a trovare il gol, ha creato anche altre occasioni sprecate, ma è migliorata rispetto alla prima partita, che ha perso 2-1, dove aveva segnato ma poi si è fatta recuperare. Ora vi dico che questa puntata si conclude qua. Nella prossima puntata vi dico già cosa faremo, cioè acquisteremo un terzino, perché abbiamo bisogno di sostituire Konaté, che non ha dato delle buone prestazioni, e decideremo cosa fare di Antenucci. Intanto io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace, a supportare questa serie che a me piace un sacco, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi auguro una buona continuazione. Ciao ciao belli, ciao, ciao.